La ginnastica rappresenta la mia vita. No, non potrei immaginare una vita senza ginnastica. Tutto. Per me rappresenta tutto. Mi chiamo Maral Kasparian, abito a Lugano e ho 11 anni. Il mio nome è Giulia, il mio cognome è Oddo, ho 8 anni e vivo a Vedano. Mi chiamo Amanda Ardemagni, ho 10 anni e vengo da Stabio. Il mio nome è Giorgia, il mio cognome è Gusmini, io ho 9 anni, vengo da Rosio. Io mi chiamo Desislava Lepore, arrivo da Bulgaria, ho 37 anni, sono allenatrice di squadra di Lugano di ginnastica artistica. Il mio attrezzo preferito è il corpo libero. Quello che non mi piace è il volteggio, perché io sono bassa e quindi non riesco tanto a saltare. Ho visto la palestra con delle ginnaste e mi sono emozionata e magari guardavo la tele e vedevo queste ginnaste, allora mi sono appassionata. Secondo me ginnastica artistica cosa ha di più di altri sport? Ce l'ha tutto di più. È uno sport completo tra la mente, tra la fisicità. Questo sport aiuta tantissimo di disciplina che ti insegna per la vita reale. È uno sport bello, un po' faticoso, con tanti sacrifici. A questa età fino a 10 anni, 11 anni, più o meno 19 ore alla settimana. No, certe volte vorrei andare a casa, ma tante altre volte voglio venire qua. Sono sempre felice di venire qui a far ginnastica. I miei compagni di scuola mi dicono che sono bravissima. Dicono che sono pazza, che non ho il cervello, perché faccio tantissime ore d'allenamento. Ma tu fai tantissimo allenamento, perché non smetti? Perché nessuno di loro ha mai fatto una cosa così. Un po' io dico no, questa è la mia passione, allora continuo. Prima di una gara molte volte ho paura. Mi sento troppo agitata dopo, magari sulla trave tremo. Viene lì mia mamma, mi dice stai tranquilla, non succede niente. Non penso se sbaglio, ma penso di far sempre tutto giusto. Una volta prima di una gara abbiamo fatto yoga. Da grande sono indecisa se farò il chirurgo o la ginnasta. La ginnasta. L'emozione più bella è stata quando sono arrivata prima, 2 anni fa, ai campionati ticinesi. Quando ho vinto la mia prima gara. Io per loro spero che sono sani per prima, che tengono buona volontà di venire in palestra e poi di raggiungere i loro obiettivi. Il mio sogno è di diventare una ginnasta professionista. Il mio sogno è arrivare alle Olimpiadi. Arriverò ai mondiali. E diventare una campionessa di ginnastica. Vedere il mondo testa in giù è divertente.